Buonasera a tutti, ben ritornati in questa nostra seconda settimana di avventura, aspettando Letteratura 2023, un appuntamento che ci porterà dal 20 di settembre fino al 24 a vivere un continuo incontro con autori che avranno modo di presentare i loro libri sul tema degli alberi e dei treni, perché come sapete il filone di quest'anno, il filo conduttore è gli alberi guardano i treni che passano. Gli alberi c'entrano anche questa sera perché hanno a che fare con la vita anche delle api, giusto Marco? E quindi è l'occasione per quindi presentarvi Marco Valsesia, autore del libro La vita segreta delle api, e Diego Morisetti, un apicoltore del nostro territorio, beh lo è anche Marco Valsesia perché se non erro è di Borgomanero, giusto? E quindi avremo modo di appunto di ascoltare e dialogare sul tema di questa sera, che è appunto la presentazione del libro La vita segreta delle api. Vi ricordo, per chi vuole, al termine dell'incontro c'è un piccolo spuntino, un aperitivo, una pericena, come li vogliamo chiamare oggi, con la semplice quota di 10 euro potete ritirare il braccialetto lì al tavolo dell'organizzazione e rimanere con noi per poi proseguire questa nostra giornata assistendo alla proiezione del film Gli alberi, un film molto bello che è stato scelto dal nostro responsabile, dov'è Paolo, che poi presenterà il film questa sera. L'albero è di un regista francese, Julie Bertuccelli, lo diciamo in francese, e quindi vi aspettiamo alle ore 21. Prossimo appuntamento sarà sabato a Fondo Toce. Oggi, l'altra volta abbiamo parlato di treni, oggi di alberi, e ritorneremo sabato prossimo a Fondo Toce, tempo bello, nel parco giochi vicino al campo sportivo, che è dietro alla chiesa per capirci. E se invece il tempo non dovesse essere bello, perché è un po' ballerino in questi giorni, sarà presso la Casa della Resistenza. Anziché il film, parlando di un tema riguarda treni, ma si parla di un'esperienza napoletana di deportazione, e quindi abbiamo voluto poi così concludere la serata con dei canti sulla resistenza, e allora con il gruppo di Arsuna ci troveremo appunto, se è bello nel parco, se è brutto in casa della resistenza, con un concerto di canti sulla resistenza, contro la guerra, a cura del coro Arsuna. Bene, noi siamo pronti, sono pronti anche gli autori, concedo a Marco il microfono, Diego ce l'ha già, per introdurci nella nostra giornata. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, io sono Diego Morisetti, anch'io un apicoltore del territorio. D'accordo con Marco, questa sera cercheremo di non fare troppo i nerd dell'apicoltura, cercando di non entrare in argomenti un po' troppo spinosi, diciamo così, ma l'idea appunto è presentare il lavoro di Marco e fare un excursus di quello che ha scritto appunto nel suo libro La vita segreta delle api, storia indomita di un addomesticamento volontario che ha cambiato il mondo. Io inizierei, Marco, innanzitutto, prima di parlare delle api, parlando un po' di te, ovvero qual è il tuo percorso, come ti sei ovviamente avvicinato, come si capisce leggendo il libro, ovviamente si capisce come ti sei avvicinato al mondo delle api, a che punto sei adesso nel tuo rapporto con le api, e poi iniziamo a parlare un pochettino dell'argomento. Okay. Va bene, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Sono Marco Valsesi, appunto, giovane apicoltore. E, diciamo che il mio percorso è iniziato sin da quando ero piccolino, avrò avuto 5-6 anni, quando mio nonno un giorno di maggio disse: vieni con me in apiario che è giunto il momento di farti conoscere questo mondo. Io ero sempre affascinato perché, come tutti i bambini, si cresce con magari la temaia, con i cartoni, no? E allora ero già affascinato perché ricordo che mi ponevo le domande del tipo: come fanno le api a fare il miele? Oppure: come fa la regina da sola a tenere insieme un alveare intero? Quindi queste domande mi incuriosivano parecchio, e fu così che appunto mio nonno mi condusse con lui in apiario. E ricordo che non avevo minimamente paura, nonostante le mille raccomandazioni dei miei genitori: stai attento che le api pungono. Niente, non avevo paura perché vedevo mio nonno che tranquillissimo, senza guanti, accarezzava le api, mi faceva vedere proprio questo mondo da vicino,
E penso che questo sia stata proprio la cosa che ha fatto la differenza, perché il modo migliore forse per entrare in un alveare è metterci dentro le mani. E quindi ricordo che nel momento in cui lui sollevò il coprifavo, quindi il coperchio del primo alveare, uscì subito questo odore di miele, di cera intensissimo e mi rimase nel cuore, quindi questa cosa da grande voglio fare l'apicoltura, alla fine ce l'ho fatta. La figura del nonno, perché si è capito ovviamente come hai detto, nel libro compare appunto subito la sua figura e dalla narrazione anche secondo me traspare leggendo una peculiarità dell'apicoltura, che è quella di essere un'attività che uno pensa sì, sono in contatto con la natura, con le api, ma in realtà si crea anche un legame poi con altre persone, nel caso del tuo nonno, e spesso infatti parlo anche per esperienza personale, poi la passione si trasmette in famiglia. Esatto. No? Come è stato nel tuo caso. Come nel mio caso, esatto. Ci puoi parlare? Perché la cosa, diciamo, bella di questo, di questi intermezzi che si leggono all'interno del libro, è che tu proprio porti degli episodi di vita insieme a tuo nonno in apiario. Sì. Quindi ci puoi parlare un po' di qualche tua esperienza che hai avuto con lui proprio? Sì, certo, lui mi faceva vedere appunto tutte le varie fasi della gestione di un alveare, perché ovviamente non basta guardare le api per fare il miele, bisogna proprio, come dicevo prima, metterci le mani, capire come si comportano le api. Voi immaginate un favo che è strapieno di api che si muovono in tutte le direzioni. Lì per lì uno non capisce bene che cosa stanno facendo, ma in realtà quello che ai nostri occhi è disordine, per le api è completa sinfonia, quindi c'è un ordine preciso in ogni movimento che fanno. E quindi mio nonno mi ha trasmesso prima questa cosa, l'avvicinarsi alle api e comprenderle da vicino, come funziona all'interno l'alveare, proprio come loro si muovono, perché si muovono in quel modo, perché quella corre e l'altra va più piano, perché la regina è così importante, no? E quindi il rapporto si è intensificato mano a mano proprio con l'andare della stagione, quindi la fioritura dell'acacia, la smilatura, quindi come hanno fatto le api a raccogliere quel miele e perché l'hanno fatto. Quindi io seguivo da piccolo, ovviamente con gli occhi affamati di un bambino, seguivo ogni fase, vedevo la smilatura, vedevo mio nonno che faceva le regine, le allevava proprio, quindi lui aveva già questo legame, era come se lui fosse al posto che l'ape regina, l'ape re, quindi andava a scegliere la larva più piccola, faceva in modo che le api, poi dopo vedremo meglio, allevassero proprio quella larva che lui aveva scelto per creare nuove regine, quindi per aumentare il numero di alveari. E sono tutte fasi che devi proprio metterci sia la testa, ma secondo me anche molto cuore. Allora, parliamo un pochettino di api, visto che comunque... Parliamo di api. Ok. Inizio dall'inizio, perché a me, esperienza personale, riporto anche la mia esperienza personale, la rapporto un pochettino alla tua. A me spesso una delle prime cose, perché quando si parla di api si fa magari un po' di confusione, ok? Quindi ti chiedo fin da subito, ma di quali api parliamo? Perché tu nel sottotitolo scrivi storia indomita di un addomesticamento volontario che ha cambiato il mondo, ma di che api stiamo parlando? Perché sappiamo che sul nostro pianeta esistono milioni di specie di insetti, migliaia di specie di insetti impollinatori e così via, sono addirittura milioni se non erro. E quindi quando diciamo api, diciamo tutto, diciamo niente. Diciamo tutto, diciamo niente. Alcuni mi dicono la differenza tra l'ape e la vespa, perché molti la scambiano, e invece no. Cioè, di api esistono almeno 20.000 specie, ma quelle che fanno il miele sono solo due specie, ed è una è la mellifera, proprio mellifera, miele. Ci sono altre, ma ovviamente ci sono anche altre specie, altre sottospecie di api, ad esempio le api degli aztechi, piccoline, che si chiamano melipone, che loro al posto che deporre i classici favi verticali lo fanno in orizzontale. Quando sono andato in Asia ho visto le api nane, proprio piccolissime, velocissime, non le vedi neanche. Se si va dall'altra parte dell'Asia trovi le api giganti, proprio dei bestioni che forse sono grossi come dei calabroni. Cioè ci sono tutti i tipi di api, ma quelle che fanno il miele sono le mellifere. Poi lasciamo perdere tutto il discorso, come dicevo prima, di razze e sottorazze. Quelle sono venute, diciamo, al mondo con l'evoluzione del mondo, quindi dopo anche questo affronteremo questo discorso, perché è legato proprio alla preistoria. E ci sono veramente... sembrano poche, dire sono solo due specie di api, in realtà sono le uniche che riescono a far andare avanti il nostro mondo, e non ci stiamo ancora accorgendo che le stiamo perdendo, perché dal 95 ad oggi almeno il 25% si è già estinto, quindi forse un occhio di riguardo io lo metterei. Quindi nel nostro caso parliamo di Apis mellifera, giustamente, e parlando di Apis mellifera
chiedo, tu, una cosa che emerge subito dal tuo libro è un termine che è fondamentale, che è complessità, ok? Perché ad un occhio umano la vita di un alveare assume un grande fascino, un po' per questo alone di mistero, no, che è difficile da capire, un po' proprio per la sua complessità, no? Cosa ci puoi dire a riguardo? Perché secondo te, cioè, questa complessità affascina e effettivamente è complicato? Beh, allora, innanzitutto, sì, uno quando si ferma davanti a un alveare, avete presente proprio le cassettine quelle colorate di legno, ecco, uno dice, ok, ci sono le api, scappiamo. Ecco, già lì uno potrebbe dire, no, non scappare, le api non sono come le vespe che pungono. Le api attaccano solo e pungono solo se si sentono minacciate. Difficilmente lo fanno lontano casa. Se voi trovate un'ape su un fiore, cioè dovete proprio andare lì a stressarla, allora lei giustamente si difende. Ma vi siete mai chiesti qual è l'età di un'ape su un fiore? Perché uno dice, perché hanno anche un'età le api, sì, eppure hanno anche un'età. Come dicevo prima, ogni giorno un'ape, che tra l'altro vive solo 45 giorni, quindi proprio un lasso di tempo brevissimo, in questi 45 giorni le api ogni giorno hanno un ruolo preciso ed è proprio scandito dal loro DNA. Quindi le api che voi vedete sui fiori non sono le più giovani e le più forti, sono le più anziane, perché sono le più esperte, quindi sanno già di tutto il territorio che c'è vicino all'alveare, sanno già dove andare a prendere il miele, dove andare a prendere il nettar, eccetera, eccetera. Ma all'interno dell'alveare, se voi immaginate di aprire un alveare, come ho fatto io da piccolo, e metterci dentro le mani, voi troverete subito il caos, come dicevo prima. Ma questo è un caos regolato dall'ordine. E l'ordine, da chi è dato l'ordine in un alveare? Dall'ape regina, esatto. Lei è l'unica, da sola, che riesce a tenere insieme fino a 100.000 api. Quindi ogni alveare con una regina, 100.000 api. Quindi immaginate metterci le mani dentro. E cosa succede in questo enorme caos? In realtà le api sono, come dico sempre, come le cellule del cervello, quindi i loro segnali si trasmettono un po' come le sinapsi tra neuroni, no? Quindi c'è questo legame tutto che ruota intorno alla regina e che si ha dalle api che nascono. Quindi le api giovani appena nascono hanno già un compito preciso, ovvero quello di pulire le cellette da cui sono nate, quindi sono le prime le api magazziniere. E la cosa bella che a me piace molto osservare queste api piccoline, perché non hanno la caratteristica livrea gialla e nera come le api normali, cioè sono un po' pallide, la peluria d'argento, barcollano, non volano, insomma fanno un po' ridere, però alla fine sono quelle che quando nascono sanno esattamente cosa fare. Passano i giorni e loro salgono di livello, vengono promosse come sul posto di lavoro e diventano ceraiole, poi spazzine, poi nutrici, quindi sviluppano le ghiandole che producono la pappa reale. E cosa fanno? Vanno a nutrire tutte le larve, perché ovviamente Sua Maestà la Regina, quante uova depone al giorno? 3.000 uova. Quindi voi immaginate la regina che tutto il giorno depone e le altre che piano piano vanno a pulire le celle, l'altra che va a nutrire con la pappa reale, insomma c'è tutto un susseguirsi di eventi che succedono e di continuo. Ovviamente poi cosa fanno le api nutrici? Crescendo, sviluppano ovviamente altre ghiandole, diventano ceraiole, quindi creano la cera, la caratteristica forma dei favi, quindi gli esagoni, che tra l'altro poi è bellissimo, perché se voi osservate un favo di un'ape, vedete un esagono e dite è un esagono, sì, però cosa c'è dietro? Ci sono i tre lati degli altri esagoni del lato opposto, quindi è un'architettura perfetta. Poi dopo di loro ci sono ovviamente le api più anziane, come dicevo prima, si arriva verso i 45 giorni e quindi diventano prima di tutto guardiane, quindi come un castello devono difendere la propria fortezza, quindi sviluppano questo feromone che è il feromone d'allarme. Si sente subito per noi addetti ai lavori perché ha il caratteristico odore di banane tagliate, cioè proprio un odorino molto forte, si sente subito, no? E quindi l'apicoltore usa il fumo per nascondere questo odorino, calmare le api e far credere che la foresta sta andando in fiamme. Così loro cosa fanno? Mangiano il miele e non pungono l'apicoltore. Piccoli stratagemmi. Poi vi farò vedere anche chi ha inventato il fumo, perché hanno usato il fumo la prima volta, è divertente anche questo. E poi infine si arriva alle api bottinatrici, che sono le più esperte. Loro sono, io le chiamo i piccoli GPS, perché appunto escono dall'alveare, cominciano a fare dei piccoli giri a forma di otto intorno nell'ambiente circostante. E cosa fanno? Memorizzano ogni elemento, quindi il palo, l'albero, la sedia, ogni cosa, la memorizzano, tornano a casa, cominciano a sparare in giro queste informazioni e poi loro escono e sanno esattamente dove andare a prendere il nettare e il polline. E questo secondo me forse è una delle cose più affascinanti di come fa un'ape andare da A a B e tornare indietro e far conoscere alla sorella il posto dove è andata. Sì, ci arriveremo.
hai parlato appunto un po' dei comportamenti delle api e in particolare ovviamente riferendoti all'ape si è riferito all'ape operaia, no? Sì. Perché le persone comunque normalmente nelle narrazioni noi tendiamo a conoscere l'ape operaia, la regina, poi però c'è una terza forma che viene un po' sfrattata, poverina, che è il maschio dell'ape, ovvero il fuco, il povero maschietto. Per cui all'interno dell'alveare troviamo queste tre forme. Ovviamente tutte comunque hanno dei ruoli, non è che... Nulla è lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso. Ho visto che nel tuo caso, nel tuo libro, poni molta attenzione alla regina, perché è proprio poi alle bianche regine. Ci puoi parlare un po' di questa forma che magari non è molto conosciuta. Poi parleremo anche delle macchine operaie, che sono, diciamo, che rappresentano proprio il motore del sistema. Però se ci vuoi parlare un pochettino della regina, che secondo me è sempre molto curioso, no? Sì, sicuramente la peregrina è proprio il fulcro di ogni alveare. È proprio il motore che fa sì che un alveare produca o meno il miele. Quindi poi, vabbè, noi apicoltori lo sappiamo, dalla qualità di una regina dipende anche la produzione di miele. Ovviamente se hai una regina che è scarsa, se non arriviamo noi a sostituirla ci pensano le api, state pur certi che non si fanno scrupoli. Però appunto la regina è il vertice di questa piramide, di questa società piramide. Lei da sola cosa fa? Riesce a controllare tutte le api, come dicevo prima, ed è lei con questa sostanza che è il suo feromone che indirizza le api a determinati lavori. Quindi riesce con questa sostanza chimica a dire lavorate di più, lavorate di meno, fatemi una cella reale qua, fatemi una cella reale là. Cioè lei comanda tutto, ma la sua figura è veramente a rischio, perché come dicevo prima, se basta un attimo perché il suo potere tra virgolette viene meno e loro fanno il colpo di stato, cioè la tolgono subito dal trono, e se l'apicoltore non interviene rischia di perdere la famiglia e perde anche la produzione. Quindi è una figura critica ma importantissima allo stesso tempo. Lasciamo perdere il discorso che, come dicevo prima, lei depone fino a 3.000 uova al giorno, che è già questa proprio una macchina da riproduzione. Ma la cosa affascinante è forse il momento della sua nascita. La peregrina quando nasce è una principessa, cioè letteralmente lei non ha poteri. Quindi quando nasce, che esce la cella reale, immaginate una spagnoletta verticale, che ovviamente è diversa dalle altre celle esagonali delle api, che sono piatte, è proprio una spagnoletta. Quando lei nasce, le api ovviamente sentono che è diversa, sentono che anche la forma è un po' più lunga, ma non sentono questo potere, quindi la lasciano trascorrere, andare in giro per i favi, avanti e indietro, tranquillamente. È pericolosa la principessa, perché basta un niente che si spaventa e può volare via. Infatti quando nasce noi apicoltori non tocchiamo mai un alveare, perché basterebbe anche magari un cambiamento termico, magari un temporale in arrivo. Se tu vai a vedere un alveare con una regina dentro, una principessa che si sta muovendo, rischi di perderla perché vola via. Quindi già lì anche questa è molto rischiosa. Però come dicevo, questa principessa inizialmente, i primi giorni dalla nascita, cosa fa? Gira, cerca cosa fare, non sa bene il suo ruolo effettivo. La magia si compie nel momento in cui appare una giornata mite, quindi con un tempo abbastanza caldo, senza troppo vento, e lì c'è la magia, quindi da principessa a regina. Come fa a diventare regina? Semplicemente le api, in questo caso le ancelle, perché ovviamente la regina ha anche il suo gruppetto che la segue, la tocca, la carezza, la pulisce tutto quanto, questo gruppetto comincia a uscire e va nel territorio a controllare possibili nemici o se la temperatura è quella corretta per effettuare questo famoso volo nuziale. Il volo nuziale è proprio quello che determina il passaggio da principessa a regina. Quindi cosa succede? Tornano indietro, comunicano alla regina questa cosa e poi partono tutte insieme come una sorta di piccola pallina con la regina vicino e volano fino a 15 metri d'altezza. Ma ovviamente non è che esce per farsi il giro e tornare a casa, esce anche la cometa, si chiama una cometa di maschi, cioè proprio una scia di maschi che poverini loro aspettano solo quel momento per dire oh finalmente facciamo qualcosa, no? Visto che loro poverini sono classificati come fannulloni, usciamo anche noi. Quindi da tutti gli alveari vicino nelle zone dove questa regina parte, loro partono, escono anche loro e volano fino a 15 metri d'altezza, ma solo il più forte di loro che riesce ad arrivare a quell'altezza poi riesce a fecondare la regina. Peccato che poi fa una brutta fine, perché poverino, un momento di piacere, ci lascia anche le penne. Ma questa è la natura, quindi sono piccoli dettagli. Però la regina in quel momento cosa ha fatto? Ha immagazzinato tanto seme del povero maschietto, torna a casa e i primi giorni appunto è un po' incerta, deve metabolizzare la cosa, deve cominciare a capire cosa è successo,
dopo il quarto o quinto giorno in media inizia a deporre il primo uovo, e da lì in poi, questo è il momento in cui diventa regina e deporrà sempre le uova. Poi l'apicoltore arriva, prende la regina per le ali o per le zampe o altre tecniche, e gli mette il famoso puntino di vernice colorato per distinguerla, ovviamente, io la chiamo la cerimonia di incoronazione, perché gli vai a mettere anche la coroncina, e da quel momento tu hai un alveare che produrrà o meno, chi lo sa, incrociamo le dita. Quindi i maschi, poverini, hanno un ruolo anche loro, cioè che è quello dell'accoppiamento, e anche se negli ultimi anni comunque degli studi hanno dimostrato che anche loro hanno dei piccoli ruoli all'interno dell'alveare, quindi rivalutiamoli un pochettino. Poverini, sì. Nella che poi qua tra l'altro sulla copertina si vedono, perché gli hanno lasciato anche il posto d'onore in alto, quindi il povero maschietto è diverso, perché è più tozzo, ha un corpo più bello grosso, gli occhi enormi, ha gli occhi più grossi, ma perché servono unicamente a vedere questa regina che parte come un missile. Ovviamente deve avere una bella vista per andarla a prendere, ma poi appunto, come stava dicendo il mio collega, ultimamente vengono un po' anche riconsiderati, perché questa figura tozza all'interno dell'alveare è utile, perché aiutano a tenere il caldo, quindi loro belli tozzi scaldano tutto l'apparato alveare. Peccato che poi ad agosto un'altra bella fine la fanno anche loro, perché costano troppo mantenere per le api questi enormi maschietti, e li eliminano semplicemente. Quindi il ruolo del maschio nel mondo animale è un pochettino critico. Esattamente. E parliamo invece delle operaie, perché tu nel tuo libro, ovviamente, parlando delle capacità delle api, che vogliamo sia fisiche, che sono delle vere e proprie macchine incredibili, no? Cioè, per la loro dimensione, noi spesso facciamo fatica ad associare alcune qualità che definiamo magari umane a invece quello che è un insetto piccolissimo, no? Per cui loro sappiamo che hanno delle capacità visive, capacità olfattive straordinarie, capacità di comunicazione, che non è assolutamente scontato, che sono state studiate, che sono addirittura valse un premio Nobel a uno studioso che è Carl von Frisch. Ci puoi magari parlare di alcune di queste capacità che tu hai elencato, un pochettino spiegato all'interno del libro? A me viene in mente appunto l'olfatto, la comunicazione, che è sempre probabilmente l'elemento che desta più stupore, perché veramente la magia di un alveare ruota intorno a quello, la comunicazione, secondo me, perché è proprio un mistero da una parte, e dall'altra uno pensa come fa un insettino con un cervello che è grosso come un granello di sabbia a fare tutte quelle cose. C'è una roba incredibile, perché appunto l'olfatto, una vista sviluppatissima, cioè riescono a vedere fino al filtro ultravioletto, quindi cioè, sono dei meccanismi così complessi che forse noi umani facciamo ancora fatica a comprenderli appieno. E quindi quando uno si vede tutti questi insettini che sanno cosa fare, la prima domanda che si pone è: come fanno a fare quello che stanno facendo? Cioè, perché quell'ape sta facendo esattamente quel compito? E tutto il meccanismo appunto ruota intorno al loro DNA, diciamo. Quindi, come dicevo prima, ogni ape sa esattamente cosa fare, perché è la natura stessa che glielo comunica. Quindi usa questi poteri che ha, tra virgolette, questo super olfatto, questa super vista, per mettere in pratica queste cose. Come fa un'ape a comunicare? Una cosa che mi chiedono sempre è questa: come fa un'ape a comunicare all'altra ape che là fuori da qualche parte c'è una fonte? Ovviamente non hanno la voce tra di loro, quindi non possono parlare, ma cosa fanno? Danzano. Fanno una danza molto particolare, che tra l'altro è bellissima, io l'ho ripresa molte volte perché sui social ovviamente devo pubblicare anche certe cose, ed è molto affascinante, perché l'ape cosa fa? Come dicevo prima, esce, fa il suo bel giretto, cerca una pianta, un fiore che ritiene più bella, come se noi uscissimo per andare a fare la spesa al supermercato, cerchi quello che ha più roba, diciamo. Quindi quando torna indietro, la prima cosa che fa, entra nell'alveare, a parte che deve prima passare il test delle guardiane che la toccano, sentono se lei, ok, puoi passare, vai dentro, perfetto. Poi una volta che entra, cosa fa? Va sul fago e comincia a fare questa danza, che sono due tipi di danze, ovviamente a differenza della, cioè, per comunicare distanze diverse. Quindi se la distanza è più corta, cioè inferiore ai 100 metri di distanza dall'alveare, lei farà tipo una danza un po' più semplice, che è un cerchio, tra virgolette, vibrando un pochettino. L'altra danza è più complessa, si chiama danza circolare, perché danza dell'addome, scusate, perché forma proprio una sorta di otto, quindi parte, va su, vibra tornando giù e torna a chiudere il cerchio dall'altra parte. Ovviamente questo cerchio viene anche poi orientato in base al sole, perché volete mica, cioè, rendere le cose un po' più complicate, no? E con questa semplice danza l'ape comunica esattamente il posto dove ha trovato una fonte nettarifera rispetto all'alveare.
e le altre api lo sanno toccandola semplicemente con le antenne. Quindi dici, la magia è lì, semplicemente. Non contenta, porta anche una specie di assaggino del nettare, come dire, assaggia un po' che qualità che ti ho trovato, prova ad andare anche te, no? E quindi questo studioso, appunto, che ha fatto i primi esperimenti, si è reso conto che, si parla del 1800, quindi lui aveva semplicemente messo un piattino con su un po' di acqua e zucchero, e aveva notato che la prima ape che arrivava stava lì un pochettino, assaggiava la sostanza, tornava indietro, dopo un po', da 2 a 3 a 4, fino a 10 api, poi fino a che la sostanza non finiva. Quindi il meccanismo è questo, cioè un'ape esce, trova una fontanetta rifera, la comunica con una danza e le altre api escono. Penso che sia la cosa più affascinante, perché è una precisione pazzesca, cioè le api non sbagliano. E un esempio per farvi capire questa cosa, vabbè, noi ad esempio quando ci fermano per strada, mi scusi, dov'è l'ospedale? A 20 metri a destra, boh, sono già persi, dobbiamo chiederlo già a un'altra persona. Invece le api, immaginatele proprio dentro una stanza buia, non sanno niente dell'ambiente esterno, arriva lei, fa la danzettina, una la tocca, sa esattamente dove andare. Questa è la magia. Una delle tante, ovviamente, perché poi se parliamo della vista... Sì, è incredibile, loro riescono sul favo sostanzialmente tramite le vibrazioni e appunto il tocco. Poi le api anche utilizzano anche un altro sistema, magari puoi parlare, che è quello della trofallassi. No, quello che chiamo il bacio alla francese. Il bacio alla francese, appunto, come dicevo prima, loro con le lingue hanno questo contatto e scambiano la sostanza zuccherina, e quindi da lì si determina se vale o meno la pena andare a cercare questa fonte, perché ogni volo costa, cioè comunque sono fatiche, e solo per fare un chilo di miele si ipotizza che le api girino per 3 volte, cioè il numero di giri della terra, 3 volte il giro della terra, quindi insomma volano parecchio. Ma l'altra cosa fondamentale è l'olfatto e la vista, che anche queste sono molto particolari come cose, perché loro non hanno un olfatto come il nostro, quindi loro non percepiscono il profumo di una rosa come lo percepiamo noi, così come non vedono il colore rosso di una rosa, ma la vedono viola, la vedono un colore molto particolare. E per farvi anche lì capire molto semplicemente come funziona il meccanismo, voi dovete immaginare ai fiori come delle lampadine. Quindi la lampadina è accesa, l'ape la vede, arriva, nel momento in cui c'è questo contatto, anche perché lei volando si carica di energia negativa, il fiore è energia positiva, avviene il contatto e il fiore si spegne, come la lampadina. Quindi la prossima ape che arriva sa già che quel fiore è stato visitato, passa già al prossimo, quindi non c'è mai un conflitto. Se voi vedete, non troverete mai due api che litigano sullo stesso fiore, l'ho visto prima io, litighiamo, come fanno gli esseri umani. No, lei va lì, l'altra va, quindi creano in tutto questo, immaginate un prato pieno di fiori, ognuna ha una mappa precisa da seguire, una mappa luminosa, quindi seguono questa traccia. E come dicevo prima, col filtro dell'ultravioletto, quindi questa capacità di vedere molto bene i colori, il fiore è fatto apposta per attirare l'ape visivamente. Quindi voi una margherita bianca la vedete bianca, ma lei la vede con tutte delle specie di striature viola che arrivano al centro, come dire, è la freccettina, è qua, devi venire qua a atterrare a prendere il nettare. È molto affascinante. Allora ti faccio la domanda che viene fatta a tutti gli apicoltori: perché vi vestite di bianco e di giallo? Bello, questa è una bellissima domanda, perché loro questi colori non gli danno fastidio sostanzialmente, cioè il rosso e il nero è sconsigliato perché non lo vedono, il grigio lo scambiano un po' per il verde, ma la cosa fondamentale è non andare vestiti col pile, perché insomma, brutta esperienza. Col pile scuro, col pile scuro che forma quelle sorte di proprio correnti statiche, le api da fastidio. Correnti statiche più un colore scuro, se immaginate in natura, perché le api sono aggressive sui colori scuri, per cui se passate davanti a un alveare vestiti di nero rischiate di essere aggrediti, o anche banalmente se avete bevuto un po' di birra avete un profumo forte quindi non vedete. Perché il colore scuro? Lo chiedo l'orso, perché l'orso? Perché l'orso in natura si pensa, questa è la teoria, non è mai stato dimostrato, l'orso essendo un animale grosso, scuro, predatore del miele che hanno le api, quindi che distrugge gli alveari, allora si pensa che con l'evoluzione le api abbiano appunto ha avuto una reazione più aggressiva, siano evolute per questa nei confronti dell'orso e avendo una reazione più aggressiva, quindi attenzione quando vi avvicinate a un alveare. Anche all'orso. Anche all'orso. E attenzione anche agli orsi, ovviamente. Che fanno danni anche loro alla fine. Esattamente, quindi... Quindi abbiamo parlato un pochettino di questi sistemi di comunicazione, che ovviamente sono sempre molto affascinanti. La trofallassi poi sappiamo che è importante questo scambio di nettare, perché è ancora nettare, esatto, è un'acquettina
in odore, in colore, che è fondamentale per fare uno dei prodotti dell'apicoltura, che è il miele. Che è il miele, esatto. Il miele non nasce come miele, nasce come una specie di acqua, quindi poi le api lo rielaborano nel momento in cui lo vanno a raccogliere sul fiore, quindi tornano, già nel volo di ritorno, loro stanno già lavorando. Atterrano, trafallassi, quindi bacio alla francese, cominciano a scambiarselo tra di loro, piano piano, viene arricchito di enzimi e poi viene depositato nella celletta. Poi loro con le ali abbassano l'umidità di quest'acqua, rendendola densa come il miele che conosciamo. Quindi sappiate cosa mangiate quando mangiate il miele. C'è un bel lavoro dietro. C'è un bel lavoro dietro. Sistema di comunicazione vuol dire, sappiamo che l'ape è quindi un animale sociale. Sì, esatto. Che quindi preso singolarmente, prendiamo una singola ape presa singolarmente, se la allontaniamo dalla famiglia, dalla colonia, ha un'aspettativa di vita brevissima. Brevissima. La sua vita dipende appunto da quella della comunità. Ecco perché si chiama superorganismo, perché l'alveare viene visto proprio come un essere vivente. Quindi tolta un'ape, allontanata, lei poverina non sa cosa fare, ma insieme l'unione fa la forza. Infatti tu nella seconda parte del libro parli, definisci un pochettino tutto l'alveare come un meccanismo di precisione, giusto? Assolutamente, sì. Molto preciso, quindi basta pochissimo, perché è sensibile all'ambiente, quindi basta pochissimo per mandarlo in tilt. E quali sono appunto gli elementi secondo te che poi rendono fragile questo meccanismo che evolutosi in maniera, diciamo, perfetta? Niente è perfetto, perché comunque anche le api non sono perfette, perché per natura nulla è perfetto, però sicuramente si sono evoluti in una maniera incredibile e noi stiamo iniziando un po' a minare un pochettino questa, diciamo, con le nostre azioni al di fuori sull'ambiente. A cosa è fragile? Perché alla fine ha delle fragilità comunque questo meccanismo. Ha dei punti deboli, purtroppo, anche lui ha dei punti deboli. Ma sostanzialmente, ovviamente le api hanno milioni di anni sulle loro ali di evoluzione, quindi hanno affrontato il peggio, sanno come comportarsi. Se noi dovessimo scomparire, le api continuerebbero a prosperare. Poi c'è la famosa frase attribuita erroneamente ad Einstein, che se dovessero scomparire le api, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Sì, non è, uno pensa sempre, ma sì, è un futuro lontano, ma è già adesso purtroppo, no? E il cambiamento climatico appunto è il primo nemico delle api. Perché? Cosa succede? Perché è così grave per le api? Perché si sente morire di api dappertutto? Perché un meccanismo così preciso, se viene interrotto o alterato, crea un casino allucinante. Voi immaginate che quest'anno, ad esempio, alcuni fiori che normalmente, un atterraggio in diretta, normalmente alcune fioriture che si vedevano nella mia zona, ad esempio a marzo o aprile, addirittura le trovavi a febbraio, quando ancora fa freddo, quando ancora ci può essere la neve. Le api ovviamente cosa fanno? Sentono che la primavera è arrivata, quello per loro è il segnale di partenza. Allora cominciano a uscire, cominciano a raccogliere il polline, il nettare, tutto quello che trovano. Cercano di allargarsi sempre di più, perché si parla di 10.000 api in inverno, quindi sembrano tante, ma sono pochissime per noi apicoltori. 10.000 api si sviluppano, cercano di ingrandirsi, cercano di allargarsi, di sviluppare, la regina continua a deporre e la famiglia si allarga, ma il problema è che poi arrivano i ritorni di freddo e le api muoiono. Quindi tantissime volte mi è capitato di vedere proprio un'ape imbalsamata, morta, a tipo 30 cm dall'alveare, perché ovviamente il sole scende prima, lei non ha fatto in tempo a tornare a casa e si parcheggia lì e muore. Quindi è un meccanismo, quello del cambiamento climatico, che sta facendo veramente tanti danni, e gli anticipi e i posticipi delle stagioni creano questo. Lasciamo perdere poi anche la mancanza di pioggia, perché ovviamente soprattutto quest'anno, ad esempio a fioritura della caccia, noi abbiamo proprio sofferto tantissimo, perché non ha mai piovuto per forse un anno, maggio 2023 ha piovuto tutto il tempo e le api giustamente hanno detto che cavoli, c'era il fiore, volevo andare a prendere la caccia, non posso perché sta piovendo. Quindi soffre, si indebolisce e poi si ammala, perché un alveare che è debole ovviamente dopo un po' si ammala anche. Quindi l'apicoltore deve avere a che fare con i cambiamenti climatici, con le malattie, con i parassiti, con l'inquinamento, con un sacco di cose, e deve essere bravo a capirli, perché ovviamente a vederle un'ape come fai a capire quando sta male? In realtà ci sono dei segnali che te lo fanno capire, cammina un po' storta, le ali cominciano ad aprirsi, sono 4 ali piccoline che si dispongono a forma di K, quindi vedi già che il meccanismo si sta incrinando, la regina inizia a deporre meno, rallenta questo orologio di precisione. E purtroppo è tutto legato a questo, all'inquinamento. Mi è capitato molte volte di lavorare in apiari dove vittime di inquinamenti o di avvelenamenti. Quindi immaginate 50 cassette di legno che vai lì per aprirle, tutte morte. Dici, ma cavoli, cosa è successo? È l'inquinamento.
magari le colture intensive cosa fanno? Mettono i pesticidi sui fiori, le api non lo sanno, vanno a prendere il polline, tornano a casa, cominciano a nutrire col polline le larve e piano piano si diffonde subletale, si chiama avvelenamento subletale perché parte lento e poi ammazza tutto. Oppure addirittura alveari che li aprivi spopolati completamente, quindi trovavi tutti i favi strapieni di miele e dici no beh non sono morte di fame, cosa è successo? Sparite le api. È la sindrome dello spopolamento, che anche quella è una cosa che purtroppo in questi anni sta veramente colpendo tanto, dovuto anche da parassiti, la varroa, sono tante cose, tanti fattori, tutti insieme, perché non è che ne hai uno, no, tutti insieme, e l'apicoltore deve combattere con queste problematiche. Sì, adesso stiamo facendo un quadro tragico, non vogliamo... Sì, scusate. No, allora, ripartiamo invece, perché secondo me c'è una parte del tuo libro che ne abbiamo parlato anche quando ci siamo sentiti, che è molto interessante, cioè a me ovviamente, tutto ovviamente molto interessante, però c'è la parte di cui tu parli, insomma, della storia dell'uomo insieme alle api, perché adesso noi diamo un po' per scontato che ci sono gli apicoltori che ci sono oggi, che lavoriamo così. Negli ultimi anni è stata anche promossa molto l'apicoltura, ha avuto maggiore visibilità rispetto al passato, va detto, però in realtà l'uomo convive con le api da millenni e da millenni ha poi evoluto anche lui le sue forme di apicoltura. Cioè, in questo passaggio in cui tu inizi a parlare, se non sbaglio, dagli Egizi, agli Egizi, per poi arrivare ai tempi di oggi con le grandi innovazioni che ci sono state, che hanno permesso anche di fare un'apicoltura di un tipo diverso. Esatto. Vuoi dire magari un po' di cose su questo che secondo me sono anche curiose di storia, sono interessanti. Una delle, forse delle mie parti preferite queste, della storia dell'apicoltura, perché diciamo che tutto è nato quando hanno scoperto in questa grotta Valencia, la grotta del Ragno, questa pittura rupestre che rappresentava semplicemente un apicoltore, primissimo preistorico apicoltore, su una scala col fumo. Ecco perché adesso vi dicevo del fumo. Perché questo apicoltore è proprio stato immortalato nel momento in cui raccoglieva il primo sciame. Quindi è già una cosa bellissima pensare che 5.000 anni fa lo facevano già. Ma appunto, com'è nata l'apicoltura? Adesso facciamo un bel salto indietro e cominciamo a parlare proprio dell'era glaciale, no? Si parte dall'era glaciale, quando questa calotta di ghiaccio che stringeva l'Europa fece sì che i primi esemplari di api cominciassero a sopravvivere. Quindi l'individuo più forte cercava un riparo, che normalmente scende, mentre lei stringeva questa calotta intorno all'Europa, le api scendevano verso... hanno trovato l'Italia. Clima mite, non ci sono predatori, la Liguria è bella, stabiliamoci lì. Quindi le prime api si ipotizza che potrebbero essere nate in Italia, perché poi vabbè c'è un altro discorso legato alla specie, che dicono che l'ape italiana sia la migliore al mondo, ok, perché non aveva predatori in preistoria. Come è nata l'apicoltura appunto? Si ipotizza che i primi cacciatori preistorici abbiano notato questi animali che con un bastone magari infilzavano questi favi appesi ai rami, e allora hanno detto perché non lo facciamo anche noi? E allora hanno scoperto che una volta raccolto questo favo, bello grosso, immaginate come nei cartoni animati, questo favo enorme pieno di api, una volta raccolto loro riuscivano a mangiare il miele, e allo stesso modo potevano anche far sì che quella famiglia si dividesse e diventasse una doppia famiglia, quindi da un alveare a due alveari, e lo facevano in modo sorprendentemente semplice, ovvero mettendo quello sciame dentro un tronco cavo. Quindi già la prima arnia preistorica era probabilmente un tronco cavo. Ecco perché addomesticamento volontario, perché appunto è una cosa che le api hanno sempre mantenuto, diciamo la loro selvaticità, ma si sono sempre accontentate e adattate al ricovero d'emergenza che un apicoltore dà. Quindi i primi sciami venivano messi in questi tronchi cavi, e l'apicoltore preistorico ha capito che si poteva andare avanti così, quindi loro traevano proprio sostentamento da queste famiglie. Ovviamente non avevano i metodi che abbiamo oggi. Passano i secoli e si arriva appunto nell'antico Egitto, dove l'ape addirittura era una figura sacra attribuita al dio del sole, perché era considerata proprio come se fosse le sue lacrime, quindi il dio Ra pianse e dalle sue lacrime nacquero le api, questa era la leggenda. Quindi gli antichi egizi avevano questa sorta di amore proprio sacro verso questi insetti.
Tant'è che loro riuscivano dall'alveare a ricavare ogni prodotto, quindi la cera, riuscivano a fare con la cera gli stampi, infatti hanno trovato delle tracce nella maschera di Tutankhamon di cera, lavorazioni come quelle del miele, prodotti cosmetici, qualsiasi cosa. Cleopatra si permetteva anche i bagni di latte e miele, ma lei era Cleopatra, poteva farselo, noi oggi non possiamo. Quindi c'era questa sorta di proprio amore e rispetto per le api, che purtroppo nei secoli successivi, come nel Medioevo, è andato perso, perché gli apicoltori medievali cosa facevano? Non avevano questi metodi non avevano questo amore verso le api, lo trovavano uno sciame, uccidevano le api, prendevano il miele e chi si è visto si è visto. E purtroppo questo, diciamo, apicidio è continuato anche nei secoli a venire, quindi anche già nell'antica Roma, gli antichi romani cosa facevano? Avevano dei bugni villici, si chiamano, proprio delle specie di coni di paglia, al cui interno c'era lo sciame con tutte le api. Metodo arcaico, ma loro cosa facevano? Schiacciavano questo pugno villico, estraevano il miele, le api morte, tutto quanto, e mangiavano. Non gliele fregava niente, non sapevano che le api fossero sull'orlo dell'estinzione. Erano metodi appunto invasivi. Anche nei secoli successivi, dopo anche i romani, venivano addirittura uccise con delle esalazioni tossiche le api per prendere il miele. Anche se al giorno d'oggi in alcune zone dell'Etiopia fanno ancora un tipo di apicoltura molto primitiva, quindi mettono sempre le api all'interno di tronchi o di cilindri di fango. E cosa fanno gli apicoltori dell'Etiopia? Prendono proprio il favo e mangiano anche le larve delle api, perché per loro è considerata una prelibatezza, quindi sono un po' zone arretrate. Sono sempre proteine, però non hanno questa visione che un'ape è così importante. Però la cosa affascinante, tornando un attimo nell'antico Egitto, è che si ipotizza che gli egiziani fossero stati i primi a fare il nomadismo. Cos'è il nomadismo? Quando porti un alveare da una zona all'altra per seguire le fioriture. Quindi loro cosa facevano? Caricavano i loro alveari, che erano dei cilindri di terracotta, sulle le barche, seguivano il Nilo avanti e indietro a cercare le fioriture. Quindi si ipotizza che già da lì facessero anche tipi diversi di miele, quindi erano molto avanti su quell'aspetto. La svolta definitiva, che poi è quella che ha portato all'evolversi, diciamo, dell'apicoltura razionale, che è come quella che conosciamo oggi, si ebbe nel 1851, quando questo reverendo Lanstroth si chiamava, che poi ha dato il nome alla forma dell'alveare. Lui aveva capito che la caratteristica fondamentale era lo spazio d'ape, cioè gli 8 mm che distanziano un favo dall'altro, quella era la distanza precisa su cui lui poi ha realizzato questo alveare. E la comodità qual era? Che ovviamente non è, cioè un alveare del genere, come uno schedario che tu sollevi le tessere, consentiva all'apicoltore di guardare cosa c'era dentro senza uccidere le api e senza doverle uccidere per prendere il miele soprattutto. Quindi questa fu la svolta, che poi negli anni ha avuto modifiche diverse, però è quella che ci ha portato il giorno d'oggi. Non serve più uccidere le api, uno va lì, tira su l'alveare, cioè tira su il favo, estrae quello che deve fare e poi le api continuano a vivere, a prosperare senza più uccidere gli insetti che ci popolano. Sì, infatti spesso uno quando vede il bugno villico, il tronco così, è preso un po', dice, da romanticismo e così via, però in realtà dobbiamo dirlo che i metodi che ci sono oggi sono quelli che si avvicinano di più al rispetto per l'animale. Assolutamente. Per cui, anzi, è quello che anche ti permette di gestire l'alveare anche a livello sanitario, per cui controllarlo. Vedere che non si sviluppino malattie e effettivamente controllare un animale che, seppur possiamo definire in parte domesticato, rimane comunque selvatico, no? Quindi esatto. C'ha questa doppia valenza. Secondo me è molto affascinante appunto questo aspetto storico. E poi c'è un'altra parte del tuo libro invece dove, al di là degli aspetti storici, tu parli un pochettino proprio della tua vita insieme agli alveari, vuol dire del famoso calendario degli apicoltori, ovvero quello che fai tu durante la stagione, no? Quello che facciamo noi apicoltori durante la stagione. A parte pregare tanto, a parte insomma fare tutti gli scongiuri del caso, però è un'attività che è molto intensa perché si concentra sempre di più, proprio per i cambiamenti climatici di cui parlavi, in mesi che sono determinanti e che appunto però sono fondamentali per noi. E non so se ci puoi dire appunto, fare un excursus un po', perché magari le persone non sanno cosa effettivamente poi gli apicoltori fanno, a volte lo chiedono, perché effettivamente mi dicono, ma sei sempre occupato, hai sempre da fare, come mai, perché, così via. Quindi insomma,
Sì, diciamo non è mai un calendario fisso quello degli apicoltori, varia purtroppo in base al tempo e quindi ci si ritrova sempre a lavorare 6 mesi in anticipo rispetto alla fioritura, quindi uno prepara l'alveare già adesso per fare la caccia del 2024, sperando che poi nel 2024 si riesca a fare la caccia. Quindi bisogna sempre, sempre lavorare in anticipo, mai all'ultimo, anche perché poi uno si può fare tutti i programmi del mondo in testa. Ad esempio, sarà capitato anche a te, vado a vedere quell'apiario, sì, mentalmente durante il viaggio devo fare questo, 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 poi arrivi là inevitabilmente devi fare 5.000 lavori in più, perché ovviamente trovi situazioni diverse, la natura è quella che comanda, le api comandano e seguono la natura, quindi l'apicoltore non può a calendario esattamente sapere cosa succede, ma devi anticipare, quindi lui deve essere in grado di capire, quella famiglia ha bisogno di un aiuto, ok, l'aiuto adesso così la prossima volta che la guardo è già forte. E purtroppo sempre così nel periodo della sciamatura, che è proprio quello della primavera, quando il superorganismo, ovviamente arriva la stagione degli amori, anche il superorganismo si divide, quindi la sciamatura, cos'è la sciamatura? Quando voi vedete lo sciame appeso a un albero o a un balcone, che chiamano i vigili del fuoco, ecco, quella è la sciamatura, ovvero che la vecchia regina col suo seguito di api lascia l'alveare e va a cercare un posto diverso, ovviamente per l'apicoltore quello è il flusso naturale di evoluzione delle famiglie di api, ma per l'apicoltore è una perdita, quindi ovviamente se perde una famiglia perde il raccolto. Quindi nel periodo di sciamatura l'apicoltore veramente prega tanto, incrocia le dita, fa tutti i lavori del mondo, albe, notti, tutto quanto per scongiurare questo episodio e per mettere in pratica queste cose. Come fa un'ape a comunicare? Una cosa che mi chiedono sempre è questa: come fa un'ape a comunicare all'altra ape che là fuori da qualche parte c'è una fonte? Ovviamente non hanno la voce tra di loro, quindi non possono parlare, ma cosa fanno? Danzano. Fanno una danza molto particolare che tra l'altro è bellissima, io l'ho ripresa molte volte perché sui social ovviamente devo pubblicare anche certe cose ed è molto affascinante perché l'ape cosa fa? Come dicevo prima, esce, fa il suo bel giretto, cerca una pianta, un fiore che ritiene più bella, come se noi uscissimo per andare a fare la spesa al supermercato, cerchi quello che ha più roba, diciamo. Quindi quando torna indietro, la prima cosa che fa, entra nell'alveare, a parte che deve prima passare il test delle guardiane che la toccano, sentono se lei, ok, puoi passare, vai dentro, perfetto. Poi una volta che entra, cosa fa? Va sul favo e comincia a fare questa danza, che sono due tipi di danze, ovviamente a differenza della, cioè, per comunicare distanze diverse. Quindi se la distanza è più corta, cioè inferiore ai 100 metri di distanza dall'alveare, lei farà tipo una danza un po' più semplice, che è un cerchio, tra virgolette, vibrando un pochettino. L'altra danza è più complessa, si chiama danza circolare, perché danza dell'addome, scusate, perché forma proprio una sorta di otto, quindi parte, va su, vibra tornando giù e torna a chiudere il cerchio dall'altra parte. Ovviamente questo cerchio viene, abbiamo detto prima che spesso l'alveare viene paragonato a questo superorganismo, ovvero cioè noi guardiamo la singola ape, ma la singola ape appunto di per sé, se vogliamo, possiamo considerare una singola cellula di un organismo più complesso, che è più grande e che ha il suo momento vero e proprio di riproduzione, perché non è il fatto che la regina deponga il singolo uovo e da quell'uovo nasce un'ape operaia, nasce un'altra regina, nasce un altro fuco, che è quello il momento della riproduzione. Il momento della riproduzione vero e proprio di questo alveare è quando sciamano. Quando come sciamano? Funziona questo? E lì lo scrivi nel... cioè c'è la vergine che deve nascere, cosa succede, insomma parla... Esatto, cosa succede nel momento in cui una ci sono le... ogni alveare ha una regina, quindi immaginate nel momento in cui ci sono due regine, cosa succede? Può succedere che nascano due regine nello stesso momento, ovviamente le api cercano di far di tutto per non far nascere la regina nuova, quindi la principessa, la tengono al sicuro, perché se la regina vecchia, quindi quella più anziana che deve uscire, si trova una cella reale, l'istinto la deve uccidere perché è la sua rivale, ma non lo fa per un motivo semplice, perché lei sa che se ne sta per andare da quell'alveare, quindi deve lasciare per forza qualcuno al comando del suo nuovo regno e quindi non lo fa. Ma se dovesse nascere una vergine e attraversare il favo e incontra la regina più anziana, lì parte lo scontro e quindi tra di loro c'è questo, diciamo, questa battaglia e una delle due muore inevitabilmente. Poi la caratteristica speciale dell'ape regina rispetto alle api è che il suo pungiglione non rimane infilzato nella pelle, quindi non lo strappa, proprio per questo motivo lei punge solo le rivali, non punge l'uomo, non punge le altre api, punge solo la sua rivale.
Quindi cosa succede? Nel momento della presciamatura, quindi c'è questa enorme riduzione di attività, quindi la regina, essendo bella grassa, non riesce a volare, viene messa a dieta, quindi il suo addome si riduce, perché sennò non riesce a volare, poverina, e le api iniziano proprio a rallentare l'attività per concentrarsi proprio sul farincetto del miele che c'è all'interno dell'alveare. Devono uscire, devono costruire una nuova casa, magari chissà dove, abbiamo bisogno del miele, quindi cominciano a mangiare tutto il miele. Nel frattempo c'è questa cella reale, come dicevo prima, la spagnoletta, circondata dalle api che ovviamente devono far guardia, se no l'ammazza, e quindi c'è questa sorta di tensione, perché oddio, sta per nascere, che succede, cosa facciamo? Ecco, e quello è il momento in cui poi, come dicevo prima, nel momento di una giornata mite tranquilla, la regina prende e se ne va con metà dell'alveare, e dentro nascerà poi la nuova regina. Ovviamente l'apicoltore, se arriva e si trova la vergine che gira sui favi, insomma impreca un attimino, perché dice abbiamo perso il raccolto, ci vuole 20 giorni prima che lei parte, fa il volo di fecondazione, comincia a deporre le uova, intanto la raccolta è andata. Quindi la sciamatura è un attimino il periodo più critico di ogni alveare. Mi scusi una domanda? Sì. Ma vanno molto lontano? Perché io l'ho vista in centro a Milano sta. Dipende sempre, cioè, alcuni sciami escono, fanno pochi metri, alcuni fanno anche qualche chilometro, ma dipende sempre dalle api esploratrici. È cosa... molto strano perché di centro a Milano. No, dipende, a volte scemano proprio a qualche metro dall'alveare, quindi sì. Non si sa dove vanno. No. Allora lì il meccanismo è che le api esploratrici escono, fanno prima un giretto, dicono ok il muro mi sembra bello, andiamo a fare l'alveare nel muro, no mi piace l'albero, ok andiamo all'albero, fanno delle scelte anche loro, cioè quello che per loro è più protetto, più consono per formare una famiglia, e vanno oltre, certo. No, difficilmente resta sempre nello stesso punto, magari sotto un balcone non gli piace, allora scelgono un altro posto, però si spostano sempre. Però ci devono essere anche, ci deve essere un po' di natura, un po' di più. Eh sì, quello sì, assolutamente. Un centro di una città? Beh, loro tenga presente che girano in 3 km di raggio, quindi insomma, hanno comunque un margine. Grazie, finito. Per adesso finito. Grazie. No, già che sto parlando volevo chiedere un'ultima cosa. Quando sono soggette a quando sono soggette a inquinamento e muoiono, se prima hanno deposto qualche cosa, quel miele è inquinato o? Allora, in genere no, perché loro il miele quando lo raccolgono lo arricchiscono, quindi lo puliscono da ogni sostanza inquinante estranea al miele, quindi non c'è quel rischio lì. Ovviamente se l'inquinamento è tanto pesante, allora poi dalle analisi può saltare fuori qualcosa, ma difficilmente quello che si trova in giro è inquinato. Per cui noi non è che corriamo rischi di... No, noi umani non corriamo rischi. Di inquinato. Assolutamente no. Grazie. Niente. Grazie mille. Sulla domanda del miele inquinato poi viene da dire che il problema è che prima che arrivi il miele inquinato a tavola è che l'apicoltore ha perso le api, esattamente, sì. Quindi difficilmente poi una famiglia avvelenata riesce anche effettivamente a produrre miele, perché si ha comunque, come diceva Marco, una subletalità tale che, se non addirittura anche, dipende ovviamente dalla fonte dell'inquinamento, che sono pesticidi o erbicidi, così via, dipende dall'effetto, possono avere effetti diversi, può esserci anche una moria istantanea, quasi istantanea nel caso di trattamenti soprattutto di alcuni erbicidi. Io pensavo, se non è istantanea magari possono decorrere. No. Super. Sì, gli argomenti sono così tanti che poi... Nel frattempo qualcuno ha altre domande? Quello del fumo? Che l'odore del fumo serve per coprire il feromone, quindi si tranquillizzano perché... Sì, i primi preistorici usavano già il fumo, quindi... Ci vuol parlare del condizionamento ambientale che le api hanno inventato molto prima... Anche se non... Ci vuol parlare del condizionamento ambientale, le api... hanno scoperto il condizionamento ambientale molto molto molti anni fa, cioè secoli o forse millenni fa. Noi il condizionamento ambientale, tutti ricordiamo che i condizionatori sono nati forse 30-40 anni fa, non c'erano prima. Le api da qualche milione di anni che conoscono il condizionamento ambientale,
si vuole spiegare come funziona? Come riescono a sopravvivere, sì. Cioè, nel senso, loro sono dei piccoli ventilatori, quindi l'alveare è sempre costantemente a 35 gradi durante tutta la stagione, quindi anche quando ci sono meno 30 gradi oppure più 70 gradi di temperatura, loro 35 gradi sempre. E come fanno? Allora, in inverno, semplicemente con tutte le scorte di miele raggruppate all'interno dell'alveare, generano il calore, quindi formano il glomere, una sorta di pallone con all'interno la regina. Quindi loro formano questa palla, la regina viene protetta dal freddo e riescono a passare l'inverno. Quindi tre mesi a formare questa palla, non escono mai, non fanno neanche la pipì, stanno lì tutte racchiuse in questo pallone. E questo è l'inverno. In estate, ovviamente, la regina al centro, ovviamente, perché è un piccolo sole, no? Quindi un nucleo. E ovviamente poi le api all'interno si fanno cambio con quelle esterne, cioè questo c'è un continuo movimento in questo glomere. E ecco perché non bisogna mai disturbarle in inverno le api, perché devono, insomma, mantenersi tranquille un attimo. E tra l'altro hanno anche sviluppato un meccanismo importante per sopravvivere, ovviamente, tre mesi di inverno, di freddo. Siccome loro durano solo 45 giorni, a conti fatti, uno in primavera apre l'alveare, morte tutte, no. Già adesso si stanno ingrassando, si chiamano api grasse, perché hanno questa proteina che le aiuta a vivere 120 giorni e non 45, un meccanismo di sopravvivenza. In estate invece, se dovessero esserci temperature molto alte, loro se hanno una fonte idrica vicino, basta, semplicemente prendono l'acqua, tornano indietro e fanno una sorta di condizionatore, quindi bagnano un po' tutto, quindi con le ali, evaporazione, esatto, fanno evaporare l'acqua grazie alle ali, quindi come dei piccoli ventilatori, e l'alveare è sempre costante. Anche perché il favo, essendo fatto di cera, è molto, esatto. Esatto, ci sono alcuni periodi, proprio, cioè alcune situazioni critiche dove proprio il favo collassa, ed è lì, è solo in zone dove proprio l'acqua non c'è, quindi immaginate quanto lavoro c'è dietro anche per mantenere la temperatura. Questo è il motivo per cui spesso d'estate magari si trovano le api se uno ha la piscina, per esempio uno magari trova a bordo piscina delle api che vanno ad abbeverarsi, perché loro hanno bisogno ovviamente di quest'acqua proprio per raffrescare l'interno dell'alveare e mantenere la temperatura costante. Per cui se vi capitano questi casi, ovviamente senza disturbarle, le api non vi fanno niente, magari potete dare loro una fonte d'acqua alternativa in maniera tale da aiutarle nel raccogliere appunto quest'acqua. Io ti volevo, secondo me, parlare un'altra cosa interessante, perché noi abbiamo parlato delle tre forme, quindi fugo, regina, api operaia, però non siamo entrati nel dettaglio, non abbiamo detto, cioè, come si originano. No, perché tu dici sì, allora la regina mi depone l'uovo nella cella. Ma com'è che quell'uovo mi diventa una regina, o mi diventa una operaia, o mi diventa un fuco? Perché alla fine sono cose che... Che uno dice, perché? Cos'è questo altro mistero? Perché? Ve lo siete mai chiesti? Perché il fuco nasce da un uovo non fecondato. Esatto, esattamente, sì. Si sa già tutto. Sì. Sostanzialmente, quando la regina depone l'uovo, non c'è distinzione, quindi quello è l'uovo, quello rimane. I primi tre giorni di vita di ogni uovo, cioè nel momento in cui l'uovo si schiude, esce la larva, quindi questo piccolissimo vermicello, per farvi capire, i primi tre giorni per tutti la dieta è pappa reale, tutti. Poi c'è la distinzione che ovviamente cambia la dieta, quindi cambia la dieta in base allo scopo finale, quindi le api operaie e i maschi verranno nutriti con polline e miele, una specie di mistura, diciamo una schiscetta, possiamo dire così. La differenza poi si ha quando da quell'uovo dal quale nascerà la larva, quella larva diventerà regina. Lei cosa fa? Mangerà sempre per tutta la vita la pappa reale, l'elisir di lunga vita, perché lei ovviamente quanto vive? Fino a 5 anni. Non 45 giorni, 5 anni, solo perché mangia la pappa reale. Quindi questa è la differenza sostanziale. Ecco perché il mistero dell'alveare non è soltanto come fa un'ape ad andare a prendere il miele, ma anche all'interno di ogni singola cella. Nasce tutto lì, la culla della vita è l'esagono. Quindi ogni esagono poi ovviamente hanno anche forme diverse, perché l'esagono del maschio è più grosso, il maschio è più grosso ovviamente, insomma, deve avere anche una culla un po' più grossa. Le celle del femminili, quelle dove nascono solo le api, sono più piccole, le celle del miele sono un'altra dimensione. Comunque tutto ruota intorno all'esagono. Sì, quindi con il fugo dall'uovo che non viene fecondato, perché la regina ha questo organo con cui conserva lo sperma dei fuchi. Con cui si è fecondata, e al momento in cui dalla deposizione, in base alla cella che trova, giusto? No? Esatto, in base alla cella decide se fecondare l'uovo o meno. Quindi
Le api consigliano. Infatti poi diciamo, chi è che ha costruito il favo? Il favo è stato costruito dalle api, quindi infatti poi parlando, no, uno dice sì, la regina governa tutto, in realtà è indirizzata, è un po' guidata. È guidata, nel senso che le api operaie comunque hanno un ruolo fondamentale, no, nella riuscita di tutti i lavori e anche nell'indirizzamento della regina. Io non so con i tempi come siamo messi. 5 minuti e chiudiamo. Vogliamo lasciare spazio delle domande? Magari. Sì. Adesso abbiamo fatto un excursus, se qualcuno magari ha qualche domanda da fare. Il periodo in cui avviene la sciamatura? Normalmente in primavera, cioè proprio da aprile, maggio, quelli sono i mesi proprio critici. Sì, immaginavo, però la conferma. Niente. Sì, se vedete sciami tendenzialmente sono in primavera, apicoltori che girano in tutta gialla a recuperarli, quello è il periodo. C'è qualcun altro magari che ha? Aspettate che hai parlato giustamente, essendo esseri animali, che anche loro si ammalano. Come vengono curate le api? C'è la distinzione tra i farmaci che si possono utilizzare? Beh, allora, ci sono alcuni farmaci che sono consentiti per curare le api, però normalmente le malattie sono talmente tante che bisogna proprio entrare nell'ottica e capirle una a una. Posso semplicemente fare l'esempio del nemico numero uno, che è la varroa, che porta molti parassiti, molti virus, tra cui quello delle ali deformi. Voi vedete, se un'infestazione di varroa è molto elevata, le api sono tutte deformi, quindi ali rotte, zampe lacerate, camminano un po' stento e poi muoiono. Addirittura alcune non nascono neanche, muoiono proprio all'inizio nella cella. Però ci sono dei prodotti che sono acidi organici che l'apicoltore usa proprio per contrastare questo acaro. In questo periodo in estate si fanno i trattamenti tamponi proprio per abbassare il livello di infestazione. Se non vengono fatti questi trattamenti tamponi, l'acaro, che è tipo un pidocchio rosso piccolino, continua la sua crescita esponenziale, quindi si arriva magari in inverno e l'alveare è già morto, addirittura la primavera successiva e ce l'hai perso. Quindi se non fai i trattamenti nel momento giusto, stai pur certo che l'alveare lo perdi. C'è qualcun altro che ha altre domande? Questo, se vuoi, diciamo sulla varroa, purtroppo è un parassita che è arrivato dall'est, dall'Asia, e che si è diffuso, ormai endemico in tutto il mondo, solo l'Australia e la Nuova Zelanda, anche se le ultime notizie mi pare che sia sbarcato anche in Australia, purtroppo appunto è endemico in tutto il mondo e causa molti problemi agli apicoltori, che devono imparare a gestire innanzitutto questo problema, appunto, che è causa di tante morine, unitamente a tutte le dinamiche di cui Marco ha parlato prima, per cui ci si ritrova appunto a dover trattare d'estate in questo periodo gli alveari, e ci si ritrova poi anche d'inverno a dover fare un altro trattamento. Diciamo che più sulla salute delle api, perché le api sono in grado di riprendersi, l'azione è diretta più sull'acaro, cioè cercare di contrastare l'aumento di popolazione di quest'acaro che porta molti virus e tenere la popolazione di quest'acaro bassa, e in maniera tale che le api continuino tranquillamente a vivere. Già me lo immagino che ve lo chiedete, ma non si può eliminare questo acaro, purtroppo ormai è endemico e difficilmente, se non a livello statistico, è quasi impossibile riuscire a eliminarlo, se non in un futuro selezionando delle api resistenti, però come quelle che attualmente ci sono in Africa, le africanizzate, sono un po' più cattive, ma loro hanno sviluppato un po' di meccanismi di difesa, riescono un po' a scrollarsi di dosso questo acaro, ma insomma neanche loro sono immuni proprio a tutto. C'è magari qualcun altro che ha altre domande? L'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere. Che risposta, verità. Sì, la mia impressione, ma nel mondo degli apicoltori sono moltissimi giovani, cioè non lo so, l'impressione, ne ho incontrati in questi anni parecchi che fanno nomadismo, fanno miele, grande entusiasmo. Soldi? Fascino? Cos'è che attira i giovani a fare l'apicoltore? Un apicoltore mio mentore diceva sempre che la natura seleziona anche gli apicoltori, quindi diciamo che se non hai la passione bella forte, difficilmente guardi ai soldi, anche perché le annate vanno quasi sempre tutte male, è difficile tirare su qualcosa, sono più gli investimenti che guadagni ultimamente, però io penso che sia proprio per la grande passione di tutti. Se posso, su questa domanda, visto che
capita anche a me avere a che fare con altri apicoltori, e penso che sia un po' una cosa generazionale, nel senso che c'è un ricambio, perché comunque in passato c'erano grandi grossi apicoltori, poi un po' la tematica dell'apicoltura un po' esplosa e quindi è nata la voglia magari per tante persone di avvicinarsi al mondo dell'apicoltura e fare loro stessi gli apicoltori. Poi, come diceva Marco, c'è una selezione anche di apicoltori, perché comunque, come avrete capito anche da quello che abbiamo detto, non è per niente facile né finanziariamente né a livello soprattutto gestionale, per cui uno può magari iniziare con grande entusiasmo, iniziare a gestire un numero determinato di alveari, poi si ritrova purtroppo i primi anni magari a problematiche che vede magari azzerarsi completamente il suo parco api, per via della mancata gestione per esempio dell'acaro della varroa, piuttosto che della mancanza di produzione di nettare. Quindi è un mondo in cui magari sì, si affacciano tanti giovani, poi dopo ci ritroviamo però magari con anche delle problematiche da sapere affrontare, non tutti le sanno affrontare, per cui magari c'è molto bisogno di un po' di cambiare, secondo me, questa è la mia opinione, avere nuove persone, perché comunque la generazione diciamo più vecchia di apicoltori sta cambiando. D'altra parte è necessario sempre un'ottima educazione a questo che può diventare un mestiere, che però nasce in primis dalla passione. Senza contare che, come Marco ci ha raccontato anche di suo nonno, un po' vale per me anche per mia esperienza personale, è un'attività che anche si tramanda spesso in famiglia. Quindi voglio dire, i nonni, il nonno di Marco, mio padre per dire, padri, nonni di tanti altri, hanno trasmesso la passione e stanno arrivando delle nuove generazioni. Anche così funziona. Bene, grazie. Grazie a Diego, grazie a Marco. Abbiamo il tavolo con i libri, quindi potete, se vi fa piacere acquistarlo, cogliere l'occasione della presenza dell'autore per una firma copia. Brevemente, dicevo prima, chi vuole fermarsi con noi con l'aperitivo è ben invitato, però voglio un attimo cogliere alcuni spunti che abbiamo sentito oggi, questa rete così molto organizzata delle api, no? La regina eccetera, è che è un po' la nostra associazione, e soprattutto lancio un appello, che per essere associazione abbiamo bisogno di soci. Per essere soci basta semplicemente fare una tessera, c'è lì un tavolo appositamente per poterlo fare, ma soprattutto c'è bisogno che poi qualche socio diventi, socio è anche quello che ci sostiene con una tessera, dando un contributo, sostiene l'associazione, perché quando si organizza sapete benissimo che costi ci sono. Poi il passettino più avanti è quello di fare l'ape operaia, insomma, quindi il volontario per noi, perché un'associazione ha bisogno di volontari e le cose da fare sono piccole ma sono tante, dallo spostare le sedie, dall'andare a mettere fuori il manifesto, servire tra 10 minuti l'aperitivo. Ecco, quindi l'invito è quello di sentirsi parte di questo alveare. E con questo appello vi invito appunto a sostenerci, c'è anche una damigiana per dare un piccolo contributo per i costi organizzativi e soprattutto ci vediamo poi questa sera per continuare questo percorso di avvicinamento al Festival Letteratura dal 20 al 24 di settembre a Villa Giulia. Grazie Diego, grazie Marco, e il libro è qui per voi, buonasera.